E sono 5. Il Teramo incassa il quinto risultato utile consecutivo in casa del Grosseto e, come è stato a Lucca, lo fa risalendo da una situazione di svantaggio. Lo fa anche con Cristian Azziosmanovic, che tuttavia va in panchina all'inizio perché la sorpresa è l'impiego di Didio dal primo minuto sulla sinistra del fronte offensivo, con Bois che invece rimane nel quartetto di difesa. Cerrillo a sinistra, mentre Azziosmanovic, come detto, va in panchina. Davanti a completare il tridente, ovviamente, Bernardotto al centro e Malotti a destra. Grosseto confermato col modulo col trequartista, De Silvestro alle spalle del duo Arras, che farà male, e dell'Agnello. Il diavolo parte bene, ma sarà solo un'impressione momentanea perché la prima frazione della squadra di Federico Guidi è davvero sottotono. Arras in avvio mette fuori un servizio di Serena, ma è al 12° che dell'Agnello sfiora il gol centrando la traversa dopo un cross col contagiri di Semeraro. Al 16° ancora Grosseto con la punizione sempre di Semeraro, che lascia Tozzo immobile ma sfila fuori. Alla mezz'ora, dopo un'azione dubbia in area Serena Soprano, il fischietto della gara lungo di Cuneo si fa male e deve entrare il quarto ufficiale Gauzolino dopo 6 minuti di interruzione. Quando si riprende, minuto 42, il Grosseto passa meritatamente con Arras, il cui diagonale si infila tra tante gambe e batte Tozzo. Quarto gol in campionato per i maremmani e Teramo che va sotto, meritatamente per quanto visto nei primi 45 minuti. Guidi lascia negli spogliatoi Viero e Didio per Azziosmanovic e Fiorani e ricomincia meglio alla ricerca del gol del pari. Al 58° gran destro di Mungo, respinto in maniera goffa da Barosi. Dell'Agnello dalla parte opposta in scivolata chiama Tozzo alla risposta, ma dal corner che ne viene fuori il Teramo costruisce la ripartenza ferale. Mungo, Bernardotto e proprio Azziosmanovic che supera Barosi e deposita in rete il gol dell'1-1. Una rete fulminea costruita perfettamente, un lampo che riporta il match in equilibrio per il difensore ex casertana, il primo sigillo in stagione. L'inerzia a questo punto gira inevitabilmente a favore del Teramo, che mette in campo una voglia differente rispetto alla prima frazione. Dopo la mezz'ora, Guidi viene allontanato dal campo dal direttore di gara per quelle che l'arbitro valuta proteste e che invece erano solo tentativo di sbrogliare un'incomprensione tra le due squadre su una rimessa laterale. Per il Teramo piove però sul bagnato per quanto concerne gli infortuni, perché prima del termine alla lunga lista degli assenti va ad aggiungersi anche il capitano Andrea Arrigoni, costretto a lasciare il campo per un problema muscolare alla coscia destra. Con il solo Surricchio a disposizione, lo staff tecnico sceglie il difensore Bellucci per congelare il risultato. Centrocampo da inventare dunque, senza Rossetti, Mungo e forse Cucurullo, l'eventuale assenza di Arrigoni sarebbe davvero troppo, ma questa sarà storia di sabato quando al Bonolis arriva la vice capolista cesena. Per il momento il Teramo fa 5 e riparte dalla Maremma col sorriso sulle labbra.